Buonasera a tutti amici sportivi di ForzaPescara.tv. Stasera scopriremo una location un po' più comoda e soprattutto particolare. Anzi, ve la faccio vedere subito. Questa sera ci siamo seduti, ma penso che siamo. Come sembra più sportivamente? Sì, sì. Guarda, uguale. Beh, vabbè. Sempre? Sportivamente, no. Quella di William. No, però è molto, molto meglio, credo. Poi fateci sapere voi se la cosa vi piace. Eseggi plastica, l'ha levato pure William, mi sa. Vabbè, comunque, fateci sapere voi la cosa. Torniamo ovviamente in diretta a parlare del nostro Pescara con meno 10 punti virtuali, come ha detto il nostro amato mister Zenek Zeman. Personalmente vorrò parlare questa sera non dei torti, della combin del palazzo contro. Io parlo, ecco, lo so che a te non ti piace, io parlo da tifoso della combin del palazzo contro Zeman, perché Zeman dà fastidio e quindi uno Zeman che cavalca alla grande il campionato di Serie B e lo stravince potrebbe dare molto ma molto fastidio, visto che dall'altra parte nei piani alti fanno i tavoli della pace e non si mettono d'accordo dopo 8 ore di discussione. Comunque, ormai un dato è fatto, Zeman dà fastidio al palazzo e abbiamo gli arbitri contro, questo lo dico io. Ed è palese per quello che abbiamo visto. Poi loro parleranno. Ma quindi che più giochiamo a fare? Loro parleranno un po' più da giornalisti. Io giornalista non lo sono, e quindi io mi sono fatto la convinzione che gran parte di voi, la stragrande maggioranza di voi, si è fatta. Abbiamo una classe arbitrale contro, è un palazzo che rema contro. Non si tratta di essere i piagnoni meridionali di sempre, come direbbero alle latitudini del nord-est, ma si tratta di una cosa oggettiva che abbiamo visto ad iniziare da Modena per poi finire agli ultimi scandali di Torino. Il Pescara ha gli arbitri contro, perché il Pescara esprime uno dei migliori, se non il miglior gioco dei campionati professionistici, insieme alla Juventus, come ha detto Sacchi, anche ad altre squadre. Quindi il dato di fatto è questo: cercano di boicottare il Pescara perché è attaccato Zeman. È una mia convinzione e credo che molti di voi condivideranno. Però, nonostante questo, ci accingiamo a risollevarci le maniche e a tornare a incontrare di nuovo la Sampdoria Pescara dopo un mitico 4-1, se non sbaglio, di 4-0 di, c'avevamo Sullo, chi ci sta mettendo? Rossi, Gelsi, quindi insomma di qualche Galeone. Anno fa. Galeone, vedi? Il modulo quello è. Analizzeremo 99-2000-2001, credo. No, 99-2000, perché poi nel 2000-2001 poi siamo scesi. Ah, allora 90, sì, l'ultima. Analizzeremo stagione insieme a voi gli spunti tecnico-tattici della partita e quant'altro ci vorrete chiedere. Basterà, ecco, scrivere qui sulla nostra home page se siete registrati, oppure attraverso questo qui che è il form di Facebook, se siete connessi anche a Facebook. Da cosa partiamo? Io parto col dire che spero di non beccare denunce stasera a causa delle tue esternazioni. Buonasera a tutti. Io, è una mia sensazione. Buonasera a tutti. Io la mia l'ho detta già con Gianni Lussoso a Pronto Pescara, quindi sarò telegrafico e lascio la parola a Donato. Dico che gli errori sono stati frequenti, ripetuti e pesanti, tutti contro il Pescara, però da qui a dire che c'è un complotto, una lotta del sistema contro Zeman e il Pescara, o contro il Pescara poiché c'è Zeman, è chiaro che è una provocazione, mi sembra eccessivo. Io punterei più sul dato che credo sia oggettivo della flessione generale della squadra, che non, da qualche settimana a questa parte non pratica più il calcio di prima, calo secondo me più mentale che fisico, e fisico fino a un certo punto perché proviene dal calo mentale, il tutto chiaramente acuito dagli errori arbitrali, perché qualche punto in più, nonostante
le lacune di questo periodo si poteva portare a casa. Scusa Luciano, non voglio dire 10, voglio dire 6. I 3 di Modena e i 3 di Torino, perché se a Torino passavi in vantaggio col gol di Immobile era un'altra partita. Non lo so, era un'altra partita, ma non lo so se la portavi comunque a casa. Poi è vero, anche i gol del Torino erano 3 su 4, anzi. Anzi, direi 7, perché poi il gol non gol con il Grosseto. Ah sì, forse è più quello che con la partita del Torino. Ma io Vabbè, comunque invece. meglio adesso perché sono recuperabili che non perché tanto cioè, li dovete ridare indietro, no? Perché dicono sempre che c'è la legge della compensazione, Vabbè, l'errore però metti di. arbitrale poi si compensa, quindi Però meglio aspetta, adesso che no, si no, possono aspetta. recuperare che non ad aprile-maggio. No, però mettiti anche un po' d'accordo con la tesi, perché se c'è la congiura di Palazzo e Pescara preso di mira, non Voglio si che, compensa no, voglio niente, che si ravvedano e che ti ci continuano a vessare o restituiscano, quantomeno non ti restituiscono niente. Se che ci invece si restituiscano il compensa, vuol dire che non c'è maltolto. la trama di Palazzo. Vabbè, è chiaro che è una provocazione, però mi auguro che ci venga restituito il maltolto, soprattutto che una partita, l'11 gennaio, se non sbaglio, 14, se non sbaglio. 14 gennaio, 14 gennaio, a dire adesso, clima ostile da mo'. Mi piace che aumenti di puntata in puntata il tuo Il mio? populismo Ma che populismo? Io estremo. penso, dico No, quello che ma tu appunto, pensi. quello che pensa la gente, pensi tu. Quello che volevo dire io è che mi Certo, trovo lui è fatto proprio per smorzare. concorde con quello che Proprio dice Grisù. Luciano, perché però le chiavi di lettura non sono facili da individuare su questo momento del Pescara, perché concordo con te nel momento in cui dici che non è un calo fisico, perché il primo tempo con il Grosseto il Pescara andava a 1000 all'ora, nel secondo tempo c'è stato un calo, però poi mi aspettavo che questo calo continuasse anche con il Torino, invece non c'è stato, hanno corso fino all'ultimo, però Male non corso. hanno corso male. Quindi credo che sia più psicologica la cosa che non fisica. E credo che una chiave di lettura abbastanza vicina alla realtà sia quella data ai microfoni tuoi e degli altri colleghi da parte di Sansovini, perché ha detto che forse non è più una questione fisica, ma è una questione di volontà e di psicologica, insomma, quella di andare a chiudere meglio le partite, oppure le occasioni da gol, perché Pescara ne avrà costruite anche in queste ultime 4-5 partite in cui ha raccolto poco, ha costruito tantissime palle gol. Beh, scusa se ti interrompo, col Torino sinceramente non credo che abbia Sì. costruito, ha fatto tre tiri, tre Quello è gol. vero, stavo arrivandoci. Ah, scusa. E credo che una maggiore cattiveria e quindi una maggiore concentrazione negli ultimi 16 metri avrebbe permesso, secondo me, di incamerare più punti prima di questa partita. Poi a Torino è normale che ci sta che puoi perdere, perché il Torino si è dimostrato la squadra più forte del Pescara. Non concordo con Luca nel momento in cui dice che Pescara avrebbe portato a casa 3 punti nonostante il vantaggio. Credo che il modo scriteriato in cui Pescara ha giocato, specie dopo aver pareggiato, cosa mi ha stupito notevolmente, perché la partita è vero che abbiamo Zeman e che il suo credo non si cambia, però io la partita sull'1-1 l'avrei fatta finire, nel senso che avrei cominciato a buttare la palla, a fare ostruzionismo, a buttare palla e ad agire in contropiede, perché il Torino non credo sinceramente che avrebbe attaccato all'impazzata, perché sapeva di esporsi ai contropiedi del Pescara e Pescara lo seguiva e lo tallonava da vicino, diciamo, fino a sabato scorso, domenica scorsa, sabato scorso, e quindi non credo che avrebbe più di tanto provato a vincerla, e quindi secondo me la partita sarebbe finita là, 1-1 e tutti a casa. Però Però non è andata così. Donato, sai benissimo che quello che Lo so. stai sostenendo tu è una cosa impossibile da Lo ottenere so, da Zeman. Mi ricordo su quello stesso campo si giocava al comunale allora uno Juventus Lecce dove Lecce allenato da Zeman andò in lo so. Lo so. vantaggio 1-0 e linea altissima fuori gioco a centrocampo 4
4 gol in contropiede della Juve in casa che stava sotto, quindi cioè, secondo me la stessa cosa sarebbe successa col Torino, anche perché ormai comincia ad essere facile giocare contro il Pescara, nel senso che le contromisure ormai sono chiare a tutte le avversarie. Adesso sta alla bravura dell'avversario andarle a non più a scoprirle, ma a metterle in pratica. C'è chi ci riesce e c'è chi no. Il Torino purtroppo ha tecnicamente dei giocatori, purtroppo per noi, dei giocatori abbastanza importanti, quindi che sapevano come andare a colpire il Pescara, perché alla fine è facile. L'attaccante che fa finta di andare sul fondo in verticale invece viene incontro, il centrocampista che imposta sui lati lanciando alle spalle della difesa, il gioco è fatto. Se si elude la tattica del fuorigioco, va in porta davanti a Nania, cioè quello è. Non è che bisogna fare chissà cosa contro il Pescara, però nel momento in cui poi capita che Brosco e Romagnoli incappino in una giornata storta, non tanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista tattico, la frittata è bella che è fatta. Anche là, nonostante le giustificazioni, cioè giustificazioni, non ha nulla di cui giustificarsi ovviamente, le spiegazioni di Mr. Zeman sulla scelta dei difensori centrali, continua a non condividere l'accantonamento di Capuano. Assolutamente no, perché poi la partita ha espresso tutt'altro. Il Torino non ha fatto un cross che sia uno sul fondo per la testa di Bianchi, nemmeno uno, cioè non è che dici aveva fatto uno, due, nemmeno uno. No, ma comunque io non credo, quindi, che sulla bilancia tra eventuali molti traversoni e spioventi e altre caratteristiche che ti può dare Capuano, io credo che sul piatto della bilancia sempre e comunque Capuano ti garantisca di più. Deve capire una cosa, che Capuano è il titolare, sono gli altri che gli girano attorno e puoi metterci chi vuoi, tra Brosco, Romagnoli. Ma sicuro che non è in condizione. Ma non mi sembra. Ha fatto. Beh, allora San Bazzic. No, lui ha spiegato quello che ha detto adesso. L'ha detto Donato. Perché? Però io credo che il titolare sia lui, poi gli altri siano di contorno, perché gli altri prendono forza e coraggio e sicurezza dal momento in cui c'è Capuano. Nel momento in cui non c'è, i due, cioè Brosco e Romagnoli, stentano un po' ad essere una linea difensiva importante in Serie B insieme. Sì, e poi un conto avere Bianchi e Sgrigna davanti, un altro conto avere, che so. Beh, anche se Sgrigna l'abbiamo un po' rigenerato noi. Anche se noi gol li abbiamo presi da tutti, quindi. Terza peggior difesa del campionato. Non mi ricordo da chi è che non ha segnato contro di noi. Cittadella. Cittadella. 0-0. Quando è? 1-0. Vogliamo andare a leggere un po' di commenti, i primi? Prego. Allora, saluto Matiux Biancazzurro e gli dico però più brevi i commenti, magari più spesso, però più brevi, perché sennò è difficile poi nucleare il concetto. Quando uso questi termini, Rapa va in brodo di giuggiole. Prima di tutto però passerei a quello di Bruno Barteroni, che saluto, che ci ricorda, per gli amanti della storia del calcio, Pescarese stamattina è venuto a mancare la mitica ala Ceccio Palpacelli, calciatore biancazzurro degli anni 60. Aggiungiamolo. Condoglianze, sì, alla famiglia, io sì. non lo ricordo. Infatti, perché nemmeno non ero ancora nato. Se non erro, 50-56. Giocavo. Ci vorrebbe il libro di Gianni, però adesso va bene, andremo a vedere. Comunque, Matiux Biancazzurro dice: salve a tutti, volevo ricordare che appena 2 giorni fa c'è stata una ricorrenza molto importante, ovvero il 13 giornata dedicata a Santa Lucia, padrona della vista, e quindi anche gli arbitri che sono stati fino adesso davvero i protagonisti in negativo, auspico che non ci siano più sviste ma che le cose vengano viste. Sempre lui dice: volevo esprimere inoltre un mio giudizio sulla formazione che si dovrà schierare contro la Samp, mancheranno Gesta e Cascione, mi auguro che Zeman non metta Togni nel ruolo di mezzala come sembra voglia fare. A mio avviso Togni non ha le caratteristiche per fare la mezzala, soprattutto non ha la gamba
e non a corsa, dote fondamentale per interpretare al meglio tale ruolo nel 4-3-3 zemaniano. Toni è bravo ad impostare, ad interdire, ad addormentare i ritmi, eccetera. Perché non provare a mettere Soddimo in questo ruolo? Oppure Petterini, che se non erro ha già ricoperto tale posizione in passato? Altrimenti si potrebbe far arretrare Insigne a centrocampo, a corsa, a visione di gioco e conoscere la perfezione degli schemi, con Soddimo o Giacomelli in avanti a completare il tridente con Sanso e Immobile. Cosa ne pensate? È utopia o potrebbero essere delle soluzioni praticabili? Buona serata anche a te. Io volevo aggiungere una piccola considerazione a quello che ho detto prima. Forse ho sottaciuto non volontariamente il fatto che l'arbitro, la terna arbitrale è stata assolutamente pessima, perché non vorrei che mi si dica che sto tralasciando questo argomento, perché quello che è stato commesso sul non gol convalidato a Immobile è qualcosa di assurdo, perché un metro e mezzo dietro è parecchio. Tra l'altro, secondo me, ottime responsabilità ce l'ha l'arbitro, perché oltre al guardalinee, perché era praticamente a 5 metri e poteva anche lui considerare la cosa. Forse stava vedendo da qualche altra parte, perché è giusto anche che, però la palla andava da quel lato, quindi se lui doveva seguire l'azione, secondo me doveva rendersi conto anche lui che Immobile è partito un metro dietro, cioè era a occhio nudo, si vedeva ad occhio nudo, cioè lui era lì e doveva, secondo me, smentire il fatto che Guardalinee avesse invece sbandierato fuori gioco. Io sto vedendo, adesso andiamo anche su... No, poi a lui non abbiamo risposto. No, perché Baka Zliskovic, Mostar, data di nascita 30 maggio 59... No, non è lui. Ma manca una K, caro... Caro... Ah, ma non è lui, perché glielo chiedono, sei un mito, eccetera. No, perché ha scritto qui da noi... Se vedete, Baka Zliskovic manca una K, ha tratto in inganno parecchie persone, vedo. Vabbè, comunque scrive e dice di Pescara, ah, che formazioni. Poi lui dice: Verratti deve giocare sempre da adesso alla fine del campionato, un patrimonio della società. Lui dice quindi Cone, Verratti, Togni? Pare che l'orientamento sia questo. E per rispondere a, come si chiama, Matthew Biancazzurro, che aveva fatto la domanda, non lo so, non l'ho letto. Sì, Matthew, da dove t'ascite? Matthew. Vabbè, insomma, quelli che è. Vabbè, lui, insomma. parlava del fatto che potesse giocare qualcun altro al posto di quel trio di centrocampo con Verratti, Togni. Altre soluzioni potrebbero essere quella di Petterini, quella di Insigne, quella di Soddimo, sì, però capito, secondo però, me contro la Sampdoria... Però poi è troppo ballerino, quindi Cone potrebbe essere anche un interditore, un incontrista, chiamiamolo così, potrebbe fare questo ruolo. No, più Togni che Cone. Dici? E credo che contro la Sampdoria sia un po' difficile vedere qualcos'altro di diverso rispetto a quel trio di centrocampo. Non so che cosa ne pensi tu. Io penso esattamente come te... Togni, ricordiamoci che a inizio campionato era stato schierato più volte mezzala, alternandosi spesso con Cascione fino a Castellammare di Stabia. Metà partita la giocava Cascione centrale e metà Togni e viceversa mezzala. Concordo con quanto scritto da Matthews, che non ha passo, non ha tempi di inserimento per fare la mezzala, ma credo anche che non ci siano alternative, benché quelle che lui ipotizza sarebbero tutte fattibili in una partita importante come quella con la Sampdoria. E indirettamente, secondo me, il trio di centrocampo è stato scelto già a Torino, quando poi con la sostituzione a metà secondo tempo è stato fatto entrare Verratti al posto di Gessa e non di Togni, in quella circostanza che tutti sappiamo. Guardate che bel fotomontaggio che hanno fatto. Primo, vista da tutti, secondo, vista dall'arbitro. Chissà chi l'ha fatto. Grandioso. Chissà chi l'ha fatto. Sì, sparisce lui. Chi era? Sì, ma più dall'arbitro è il guardalinee. Ma anche l'arbitro, perché guarda che
a che altezza sta, forse sta guardando al centro dell'area, forse sta vedendo proprio il momento in cui Insigne calcia, l'abbiamo fatta noi, no? Calcia. Vabbè, verso, scusate, verso Immobile. Non poi so... dice uno che vede una cosa del genere, non si arrabbia, non pensa che ci sta un dico un complotto, ma che cosa sotto ci sta? Non so, guarda Schenone si è addormentato forse, non lo so, è difficile vedere una cosa del genere, perché io mi sono detto forse avrà visto gesto in fuorigioco, ma lui deve sbandierare nel momento in cui la palla va a cessa, non prima. Lui sbandiera prima e quindi nemmeno quello forse vede, non so, cioè ha visto il fuorigioco di Immobile secondo lui, il che mi pare una cosa allucinante, perché cioè, è difficile a sbagliare quello. Difficilissimo, ma è tutta la condotta di gara, scusa, che secondo me è stata sbagliata. Scusa, scusate, ma non vi sembra anacronistica una cosa e alquanto ridicola per tornare indietro di due settimane e andare a, al gol non gol che poi era gol? Ma è possibile nel 2000, nel 2012 ormai, che tutti, in alcuni stadi, per esempio San Siro c'è anche il replay con Sky, che tutti, e tu che sei allo stadio chiami qualcuno che sta vedendo la partita a casa, quindi diciamo che 15.000 persone che sono lì al campo sanno e hanno la certezza che quelle gol... E l'unico qua che ne sa è l'arbitro. Cioè, è diventata una situazione insostenibile. Per quanto mi riguarda, io... Sulle cioè, io sto in curva e dico, ah, secondo me è gol, chiama a casa, oh, è gol. Sì, è gol, perché l'hanno fatto vedere. Per quanto mi riguarda, io sono sulle innovazioni tecnologiche favorevole solo ai sensori per il gol non gol. È già qualcosa. La mevela in campo assolutamente no, sia perché... bisognerebbe disciplinarla in un modo serio, inappellabile, sappiamo benissimo che nei salotti televisivi su ogni azione sì, ci sono 10 commentatori e 10 okay, opinioni diverse, quindi immaginati che casino, una partita dura 124 giorni. Aggiungerei però anche il fuorigioco, Io fuorigioco e muovere in campo, fuorigioco e gol non gol sarebbe già... È troppo problematica, in questo io vabbè, fuori avviso, gioco concordo. Non puoi dire per me sì, per me no, ho capito, lo puoi dire fai, su un blocchi, fallo su, blocchi, fa, su un fallo puoi tutti, dire per me è fallo, blocchi tutti, vediamo se stai fuori gioco, no, rincomincio l'azione come no, solo su più. Azioni no, solo su azioni con chiare azioni da gol, è sempre soggettiva, per te può essere una chiara occasione da gol, per me no. Ho capito, c'è salto, già la regola salto, delle... io sono l'attaccante, ti salto tutta la difesa, allora, vedi Luca, che fischiano dopo che hanno già fatto 10 metri. Luca, c'è la chiara occasione da gol già disciplinata per l'espulsione, poi vado a vedere se è fuori gioco, c'è già la chiara occasione da gol disciplinata per le espulsioni e vediamo che ogni arbitro, beh vabbè lì non è che si creano tanti problemi, beh no, però ci sono delle interpretazioni arbitrali dove un difensore come ultimo uomo, attaccante lanciato a rete, chiara occasione, viene espulso e altre no, quindi figurati che Antonioli in Juventus Cesena, esatto, quella topica colossale non era da espulsione, no, 9 arbitri su 10 non avrebbero dato, quello è stato un asino, Gli state pareggiando in casa, no, era già su 1-0, aveva già segnato Marchisio, però poi Nanucelle le facevo, cioè sì. Sì, come il Bologna sul rigore se gliel'avessero dato. A parte il sensore, si potrebbe invece continuare sulla scia del fatto di mettere un altro arbitro sulla linea di fondo, che già è stato fatto da credo in Coppa Italia questo esperimento, non beh, è che è tanto difficile, è una spesa in più forse per la Lega, però è tanto di sti team, 100 euro di più, 100 euro di meno, capirai, un che... po' più di 100, però va bene, io direi intanto riaggiorniamo un po' la nostra pagina, andiamo a leggere, fateci sapere anche la vostra ovviamente su questo nostro pensiero. Ah, su questo anche Zeman la pensa... Come me? No, più come noi che è contrario, perché dice come gli attaccanti sbagliano i gol, anche gli arbitri possono sbagliare, benché ovviamente dopo Torino abbia fatto delle esternazioni abbastanza pesanti. La prossima cosa, Basta, due anni fa ce l'avevo con Macalli. Chi è il designatore? Nicchi.
Nicky, non vendola, Nicky. Ah, vai, Simone. Mo ti fare che vignette, cioè, lo facciamo. Andiamo al Germano da Cuneo. Germano, che temperatura c'è a Cuneo? Oggi ho postato una foto sul profilo di Daniele Barone scattata da un amico tifoso. A Pescara c'erano 19 gradi e sul mare si stava benissimo. Dice, mi sembrate i tre dell'Ave Maria, messi così. però più simpatici. Le sviste sono viste per non essere viste, a danno del Pescara ed a favore delle altre squadre. Pescara Sampdoria poi ricorda 4-0 campionato, e lo bello è che qua non possiamo neanche fare campionato 99-2000. Poi no way out. Si parla dell'acquisto di un attaccante del menino di Zeman, chi c'è? Io ho sbirciato qualcosa in tutto mercato web, non so se voi avete sentito. L'abbiamo messo qualche giorno fa. Va bene, riprendo da noi, va bene. Germano... Vabbè, facciamogli rispondere, cioè sì. Rispondiamoli. Prego, Donato. Vabbè, rispondi al volo, poi però evadiamoli. No, per quanto riguarda l'attaccante, credo più un attaccante esterno che non una prima punta, perché credo a questo punto si continui sulla fiducia a Maniero come alternativa ad Immobile. Per quanto riguarda gli attaccanti esterni, se ne sono fatti un paio, tre forse di nomi. Sì. Prima il primo, insomma, che era venuto fuori era quello di Caprari, poi è venuto fuori quello di Fischlanner, non so se lo pronuncio bene, del Sud Tirol. Ultimamente è uscita questa di Caccavallo, che Zeman ha già avuto le sue dipendenze a Lecce. Questo per quanto riguarda il pacchetto non arretrato ma avanzato. Questo è quello che almeno ho sentito io, non so se tu hai notizie diverse. Sì, bene o male è questa, c'è sempre l'ipotesi Troianiello, c'è contrariamente a quello che stavi dicendo tu poc'anzi, un'operazione abbastanza difficile per il vice Immobile, che comprende degli incastri, lo devo dire che me lo volevo giocare, va bene, Torri. Dell'Albino Leffe, però comprende il placet del Pergo Crema per girare il prestito all'Albino Leffe, l'Albino Leffe gira il prestito di Torri al Pescara, insomma è un po' cervellotica come operazione, quindi è poco accreditabile. E su Fischnaller c'è interesse, è difficile, un po' difficile. Di più rispetto a quanto possa interessare Caccavallo, che però è più facile, proseguono i contatti, però sono molto più ben avviati per l'altro del Sud Tirol, Martin, che potrebbe essere Nielsen, eccetto il primo vero rinforzo di gennaio. Io sto andando su YouTube perché stavo vedendo una cosa l'altro giorno in televisione. Vabbè, lui, adesso vi dico perché parto da così lontano, parto da oltreoceano e lo faccio vedere anche a voi. E sto parlando di Manuel Vargas, che non è il Vargas quello della Fiorentina. Della Fiorentina, ma è un omonimo. È un altro fenomeno di quelli proprio capati... Ma quello che fa il Napoli? Dal mazzo. Ecco, allora, guardando queste immagini, e poi proprio perché il Napoli sta addosso... Vabbè, questo è Pastore. È un gran fenomeno. Sì, eccolo Vargas. Proprio perché c'è il Napoli addosso a lui, ho fatto questo ragionamento... Sperando che proprio perché il Napoli, proprio perché qualcuno del Pescara, tipo Insigne, spera l'anno prossimo di giocare in Serie A con Napoli, un'operazione del genere dovrebbe un attimino spingerlo a più concretezza e quindi a dare, se sta dando 100, a dare il 110% con il Pescara. È giusto come ragionamento o mi sono troppo intrippato? Secondo me dovrebbe dare il 110% a prescindere per la squadra, però per sappiamo, la quale gioca. Vabbè, però lo sappiamo, le motivazioni sono quelle che ti fanno correre di più. Però dai. Su Insigne De Laurentiis è stato abbastanza chiaro la settimana scorsa,
l'abbiamo anche riportato, e ha detto che l'anno prossimo difficilmente tornerà a Napoli per fare panchina, è più facile che venga girato a una società di medio-basso livello per fare un anno di esperienza in Serie A, quindi si rilanciano le quotazioni Pescara qualora il Pescara andasse in Serie A e qualora venisse rinnovato e qualora venisse rinnovato il contratto a Zeman, benché è forte l'interessamento dell'Atalanta per Insigne, che vorrebbe proprio Lorenzo in contropartita di Gabbiadini da girare al Napoli, e anche Parma in un eventuale dopo Giovinco, qualora Giovinco tornasse la Juventus, potrebbe essere una meta ambita per Insigne stesso. Va bene, allora andiamo con gli altri commenti. Germano D'Acuno dice: fra un mese bisogna aprire i romei cornuti come le cozze e farli tornare a casa a pesci in faccia, aggiungerei ma pure solo a dolore del pesce, va buono, per le loro Giuliette zoccole. Calcisticamente parlando, naturalmente. Poi Germano, che ti è preso questa sera? Germano, sono d'accordo con te. Vai Germano, clima ostile da mo. Andiamo avanti con sempre Germano D'Acuneo, che ci fa uno specchietto su Palpacelli. Giovanni Palpacelli, detto Cecio, è stato una forte ala sinistra del Pescara dal 51 al 56. L'ho visto giocare a Rampigna e qualche volta si fermava sulla spiaggia a giocare a palla con noi ragazzini. Mi associo alle condoglianze alla famiglia. Ricordo una partita Pescara-Potenza terminata 12-1, sta famosa partita, dove quasi tutti i giocatori segnarono, mentre Cecio rimase con le polveri bagnate, anche se i compagni di squadra si fossero intestarditi a passargli il pallone per dargli la soddisfazione di un gol. Vecchi tempi. Bene, ci associamo e rinnoviamo. Guaranà, queste mo te le faccio pagare, no? Perché sono andati lui e Giulio Capone a Formello. Si hanno fatto pure la foto, dopo te la faccio vedere. Ci steve la specie di gallenacce che fanno pure all'Olimpico. Si avete una bella doppietta, questa faceva 3 minuti di danno. Sempre calcisticamente parlando, Guaranà dice: Samp, Nocerina, Verona, minimo 5 punti, altrimenti addio sogni di gloria. E non facciamo sempre di Piagnone, che non serve a niente. Insigne deve tornare a fare il fenomeno. Lo stesso vale per Verratti, dietro più attenzione, no a falli sistematici a centrocampo. Sansovini in campo sempre. Poi dice sempre Guaranà: Luca, sono stato a Formello per conto di Sport Italia e ti ho procurato gli autografi dei giocatori della Lazio come mi avevi chiesto. Perché mi è finito un prodotto al bagno, quindi Nenzacce come tinga fa, onde evitare di andare in giro toccando parti basse del pantalone come faceva Carlo Verdone in un suo film, mi servesse, no? Quindi andrà pure messo pezzo di carta. Oddio, che arrampicature verbali per non dire carpigenico. Ho capito, carpigenico, oppure per non dire produzione di Tarzanelli, quindi pure vabbè, dai. Vabbè, no, che ho detto? Sta pure lo so, produzione di Tarzanelli, secondo te è normale. Ci sta pure la canzone di Rocco Rollo, Tarzanello. Benigni ci ha preso tutti quei soldi per fare una canzone. No, Benigni è un grande a prescindere. Se l'argomento è sempre l'artista si paga, ci dovremmo indignare su altro. L'artista si paga, ma si può pagare anche un po' di meno. Si può pagare di meno, una frega di cose. Appunto, allora cominciamo anche da lì. Dai, non facciamo i qualunquisti. Frega, parlate. Dai, tu fai il qualunquista da quando ti svegli, da quanto ti dormi? Lo fai in qualunque modo, qualunquemente. Salve amici di Forza Pescara TV, una piccola considerazione da parte mia sulla partita di lunedì, che mi vede estremamente pessimista per l'assoluta penuria di scelte possibili da parte del mister. Chi scrive? Paolo Bordino. Allo stato attuale, trio Cone, Verratti, Togni sembra essere l'assetto unico possibile per la mediana, a meno che il mister non riproponga Nicco. Però ricorderei anche che l'unica volta che Togni è stato impiegato a sinistra, a Verona, è stato determinante nel propiziare il secondo gol. Chissà che non possa ripetersi. Temo molto
detto inoltre la possibilità che Iachini possa proporre un centrocampo molto muscolare con Foggia trequartista dietro Pozzi Bertani. In tal caso fermo che soffriremo parecchio, dovremmo puntare molto sulle fasce laterali. Un abbraccio a tutti voi, continuate così. A certo punto fa piacere che commentano le persone che sanno di calcio. Paolo Bordino, giornalista molto molto competente e bravissimo. Dobbiamo fare sempre il cabaret, quello ci sono io, quindi, però ogni tanto torniamo seri. Cioè, non dovete commentare? No, se lo rimetti io così... Io mi trovo perfettamente d'accordo, come spesso mi accade con Paolo Bordino, anche in questa circostanza. No, concordo anch'io e credo che se Iachini dovesse optare per quello schieramento, che poi vedremo dopo. È una delle due ipotesi, io ho optato per l'altra. Il Pescara debba sfruttare assolutamente le fasce laterali così come sa fare, e credo che lì potremmo vincere la partita, insomma portare a casa i tre punti. Sulle fasce laterali il Pescara ha la sua forza maggiore, insomma. Per quanto riguarda Nicco, sì, è vero, lui ricorda benissimo che Togni ispirò il gol di di chi? A Verona, il secondo. Chi segnò il secondo gol? Immobile, il primo? E se non mi ricordo male era un autogol. Autogol, giusto, cross di Togni, autogol. Che fece bene, sì, sulla corsia di sinistra. Però, come dicevamo prima, non ha il passo. E forse non lo può fare per tutto l'arco della partita. Poi sappiamo benissimo anche che la catena di sinistra del Pescara va molto molto bene e l'abbiamo visto anche sabato scorso contro il Torino, perché da lì è partita, cioè Insigne che era indietreggiato ha lanciato in profondità Cascione, che poi a sua volta ha messo la palla davanti al portiere a Immobile. L'opzione è Nicco, non lo so. Donato, tornando un attimo, mi è fatto venire in mente quest'altra cosa. Una degli errori arbitrali che c'è stato a Torino e che è passato, no, a parte le ammonizioni, più secondo me quella di Gessa che non di Cascione, perché al di là della spinta iniziale alza la gamba in tackle Cascione, quindi era un intervento proditorio e poteva anche essere passibile ammonizione. Più che altro una svista che secondo me è passata un po' troppo sotto traccia è quella dell'inserimento di Cascione, che vince il contrasto regolare in area di rigore e... Ah sì sì sì, all'inizio, sullo 0-0. Sullo 0-0 e là era, non dico gol certo, ma un'azione ultra pericolosa, è passata sotto silenzio dopo gli altri macroscopici errori. No, da lì si è capito che la giornata per l'arbitro era assolutamente storta dalle prime... Quella è stata la prima avvisaglia, insomma. Dunque, se ci sono altri commenti. Allora, Germano da Cuneo ci informa che a Cuneo si battono i denti perché sono 4-5 gradi. Mattiux Biancazzurro dice: concordo con Luciano per il. Per esempio andiamo ad analizzare la partita con il Grosseto, vediamo che il Pescara nel primo tempo ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Se sbagli così tanto, qualcosa che non va c'è. Se si sbaglia così tanto, poi non ci si può attaccare alle sviste arbitrali, perché le occasioni ci sono state e non le abbiamo finalizzate. Cosa ne pensate? Vabbè, che il Pescara crei tantissime palle gol è un dato di fatto. Poi è normale che tante volte bisogna si chiede più concretezza lì davanti. Vedi, senza polemiche, Lorenzo Insigne sì, è preso di mira ultimamente, però poi abbiamo scoperto tutti, tra l'altro, che col Grosseto, proprio in un video nostro, lui ha giocato che stava male. Sì, era febbricitante, ma al di là di quello io credo di interpretare quello che voleva dire Mattiux, nel senso che se con il Grosseto Insigne non sbaglia quelle due occasioni colossali e ti ritrovi sul 3-0, poi il gol non gol di Immobile, errore grave quanto ti pare, ma passava abbastanza sotto silenzio, perché sul 3-0 non si sarebbe fatto tutto il casino, se mi consenti il termine, che si è fatto giustamente dopo. Sì, quindi? E quindi questo è il mio pensiero, se vuoi lo amplio, però è questo. Abbiamo risposto. No, ecco, stavo andando un attimo, vi lo faccio vedere. Eccolo, Barteloni.
Barteloni a Formello. Incito di tema a Formello, Bartelò, e non ho voglia di andarci. Qui mi stavano facendo proprio un video, sapendo la mia assoluta antilazialità. Idiosincrasia. Verso... Idiosincrasia proprio assolutamente verso i biancocelesti. E qui mi stavano facendo questo video, lui e il suo cameraman... Sì, no, ci è andato per lavoro. Ci è andato per lavoro. No, tu male Bartellone. No, tu male la Ciro. Ecco, qui direi di sospendere, perché mi interessa avere quella là. Vabbè, eccoli, va. Ci avete vicino. Guarda qua che roba. Bartellone, veramente. Una cianghetta, due cose, butti che fa. Comunque, vabbè, poi vi farò vedere il grande cameraman di Bartelloni. Sto scegliendo una delle foto più particolari. Andiamo sui vostri commenti. Guarana sempre, Bruno. Ah no, scusa, prima c'è Pescara Domina che dice: servono rinforzi e anche buoni. Pensiamo alla Samp e poi da lunedì tocca alla società far capire che intenzioni ha. Invece di litigare per gli spicci è il momento di pensare seriamente al mercato. Pescara aspetta e merita delle risposte chiare. Su Insigne è vittima del calcio moderno, fatto di un mercato aperto tutto l'anno. Purtroppo è normale che un ragazzo di nemmeno 20 anni ne risenta, ma tranquilli, saprà rifarsi da lunedì. E forza Pescara. Ma io... Poi, aspetta, dai, facciamole fuori di aspetta tre. Luca, giustamente mi suggeriva al CEO di salutare Pescara Domina, che è colui che redige i testi dei promo che al CEO poi mette molto online. Molto belli. Carica, Pescara Domina, come si chiama? Possiamo Giovanni. Giovanni, per il 14 gennaio non esiste redazione di testi. Clima ospite e avanti. Punto, due parole, clima ostile, chiunque alzate di prima. Vabbè, parentesi. Per quanto riguarda Insigne, credo che una flessione la stia accusando, ma la stia accusando solamente a livello di concretizzare le palle gol che ha avuto e che speriamo cominci... insomma a concretizzare, però non penso, beh, se mi ride a fianco comunque, boh, tu pensi a me a Bossing, a guarda quelli che si fa tu, cioè mi viene da ridere vai ci si mette anche al CEO Tonto Donati fuori camera. Vabbè, arriviamo subito. Questo è il cameraman di Bartelloni. Interrompe la lavoro. No, è vero, è lui, è Giulio Capone, che salutiamo l'affetto qui a Carnevale. Voglio augurarmi. No, in realtà poi è lui. Forse mi la fotografia l'ha fatto, ma comunque questo è il cameraman di Bartelloni con cui è andato a Formello. Facciamo un la prossima volta faccio gli stili da cucina a Formello. No, stavo dicendo di Insigne che dal punto di vista delle realizzazioni è vero che sta avendo dei problemi, però a livello di partecipazione alla manovra non credo che gli si possa appuntare qualcosa, è sempre il più insomma, secondo me poi è il più pericoloso e l'ispiratore praticamente di quasi tutti i gol del Pescara, e concordo con Zeman nel momento in cui dice che Insigne difficile tirarlo fuori perché è il giocatore più determinante di questo Pescara, insieme forse ad Immobile. Su quest'ultima cosa concordo in pieno, però che nelle ultime settimane sia comunque pericoloso e stia facendo il suo non concordo. Beh, calcola che allora il gol di Immobile a Torino praticamente l'ha ispirato lui, quello annullato, basta, quello fatto più o meno è partito da lui. Contro il Grosseto partito da lui, insomma, dai. Beh, vabbè, avviata lui la palla. Lo sai che la catena funziona in quel modo. Se non funziona lui, è difficile che vai direttamente a far gol, secondo me. Contro il Grosseto si è divorato due palle gol madornali. Però c'era. Quando un attaccante c'è, talvolta ci fa. Significa che è in condizione, non credo che sia un problema fisico, che non gira dal punto di vista forse della fortuna.
non butterei la croce addosso a Insigne. No, no, e no. Continuo a ribadire che secondo me attualmente il giocatore più importante della squadra. Poi Pescara-Donia parlava anche del mercato e del fatto che Pescara debba investire. Non so se abbia usato questo. Tira fuori soldini. No, però... lui dice semplicemente vediamo che fa la società. Beh, effettivamente adesso l'assetto societario. No, non societario... dice così. Comunque. Aspetta, ma l'arriveremo subito. Sta qua. Anzi, dice forse tutto il contrario. Ricordiamo che la settimana prossima c'è il CTA. Non ce lo scordiamo. Da lunedì tocca alla società per far capire che intenzioni ha. Invece di litigare per gli spicci, è il momento di pensare seriamente al mercato. Pescara aspetta, eh? Pescara aspetta e merita delle risposte chiare. Quindi non è che... C'è il CDA, ok, ma diciamo che la bufera è rientrata. Io sì, penso che solo però... dei pazzi adesso non mettano mano, non al portafoglio, comunque a una programmazione. C'è da ricapitalizzare una cifra abbastanza importante. Secondo me sul mercato... Yuka che Lucivitaquana, secondo me rispetto sul per mercato, gli amici di Civitaquana. Pescara e stai nelle zone alte della classifica. Io vorrei sbagliarmi, ma Pescara secondo me sul mercato non spenderà più di 250-300 mila euro. Cioè la proprietà di Marti, più o meno. Sì, e quei quattro soldi che bisogna dare alla squadra... danese per prendere Nielsen. Vabbè, però ti posso dire una cosa. No, questo è escluso dagli ingaggi. Io se ci sono dei tali, io preferisco gente. Ma infatti, affamata. Voleva arrivare a quello. A pallone. Talenti da scoprire, voleva che crescono a Pescara e spendere poco, che non dare a fregare i soldi a vecchi tromboni che non hanno farinde. Giusto, ma vecchi tromboni non arriverebbero mai. Bisogna... Ho il nome affascinante. Allora c'è sempre una via di mezzo tra lo sconosciuto, che può essere una grande rivelazione o una perfetta meteora, e l'extra big, che è una ciofeca. C'è una via di mezzo di giocatori che ti accrescono il tasso tecnico e qualitativo della squadra e soprattutto ti permettano di ampliare la scelta, perché io vorrei ricordare che sui 22/24 dell'organico sono sempre i soliti 14 a girare, non di più. Sì. Va bene, andiamo. Il mercato e Pescara dipende da come lo si vede, da come lo vede Zeman, perché se Zeman pensa che questa squadra, che poi ha anche dichiarato che non vede delle falle in questa rosa, a meno che non dica e dichiari il falso, credo che i giocatori debbano essere adatti al suo gioco, poi a prescindere dal fatto che siano meteore o personaggi da riscoprire, come può essere Caccavallo. Sì, sì. No, questo è ovvio che devono essere adatti al suo gioco, però sinceramente io non penso mai che un allenatore qualsiasi, a partire poi da Zeman, possa dire no, l'organico ha determinate falle, anche perché non ci scordiamo che sì, periodo di flessione è tutto quello che vogliamo, ma è da 23 agosto che Pescara è sempre in zona Serie A, sia essa Serie A diretta o sia essa tramite playoff. Il Pescara non è mai uscito fuori dalle 6 candidate alla promozione. Cioè, a 2 partite dal giro di boa, credo che sia un risultato eccezionale che in pochissimi si aspettavano, per non dire nessuno. Beh, molti si auguravano, cioè quelli che stavano al porto turistico la mattina la presentazione di Zeman, sfido chiunque, parlo di tifosi, che non stava sognando una cosa del genere. Ma sognare è un conto, poi essere realisti. No, oggi 2-3 gufi ci stavano, dice tutti che costupi una carretta di gol, 2-3 gufi ci stavano, quella è la componente essenziale. Cioè sta. Vabbè, se vogliamo la carretta di gol la pigliamo, perché siamo la terza peggiore difesa del campionato. Vabbè, però questo è un ritornello. Che rispondevano a dire facciamo uno di più. Sì. Vabbè. Andiamo da Facebook, c'è Baka Sriskovic che dice Caccavallo subito, e poi dice io spero che non succeda quello che è successo a Foggia lo scorso anno, che con Sao e Insigne non sono riusciti a vincere il campionato. Beh, stanno, uno sta a Pescara, l'altro sta a Castellammare, tra l'altro ha fatto anche delle dichiarazioni, sinceramente se fossi un tifoso, se fossi una Vespa mi avesse pure ingazzato, perché ho sentito le dichiarazioni di Sau ultimamente, quando gli hanno detto allora che fai a gennaio,
l'ultima partita che hanno vinto. Io ho sentito con chi ha vinto la Juve Sabbia ultimo? Pareggio con la Sampdoria. Esatto. Pareggio con la Sampdoria. Con lui ha fatto suo. Sai, non lo so se il resto a gennaio. Cioè ha fatto capire che non si sa. Io invece ho sentito altro da aspetta, lui. A caldo è proprio come uomo partita Sky. E se fossi una vespa viesse a cacciare il pungiglione. Però non ci frega niente, soprattutto perché lei sta a braglia anche con quella partita, un altro clima ostile che non ti dico. Comunque, torniamo qui per la cronaca. A Formello dice Bruno Guaranà: ho incontrato il mitico Roberto Galbiati, frega, ero piccolo proprio, eh. Qui ero veramente piccolo. Attualmente segue il campionato Primavera. Secondo lui il fratello di Insigne è 10 volte più forte del nostro Lorenzo. Vabbè, esagerato. Colgo l'occasione, no, vabbè, saluto dopo. Comunque, Sassi 19, un abbraccione a tutti. Cosa dire, ragazzi? Devono giocare sempre come contro l'Albino Leff. Io sono fiducioso come sempre. Poi Germano da Cuneo dice: speriamo che il Pescara non fa. No, quello non te lo leggo, Germano, perché le scritte prima di Pescara Grosseto, qua non devi leggere, non ti offendere. Poi Guaranà ci tiene a sottolineare che ha innaffiato il campo degli Aquilotti e la cosa non apprezzo. Vi assicuro che l'ho fatto, ti conosco da 30 anni, non ho motivo di dubitarne. Faccio un aggiornamento per vedere se ci sta qualcosa. No, non ancora. Prego, ragazzi, potete andare avanti? Non so se Donato vuole dire qualcosa, se no che vuoi dire? Andiamo sulle formazioni. Vuoi aggiungere qualcosa ai vari temi della... No, sviscerati finora? Non lo so, mi auguro che Pescara trovi tre... Se mi dici bando la matassa, ma allungo qua. No, sopra. Tre rinforzi che possano essere importanti, perché i ricambi, secondo me, per un campionato lungo come quello di Serie B... occorrono. Non mi piace il fatto che si vada a cercare un altro terzino sinistro, ma tant'è, io terrei Petterini, Balzano e compagnia cantante, poi credo che ce ne sia un altro, Bocchetti, non so che fine ha fatto. E Martella disperso nei meandri della primavera. Sta facendo il capitano con la primavera, si sta facendo il suo campionato di primavera. E beh, era arrivato con ben lo so, sì, però evidentemente ha trovato delle difficoltà oggettive ad adattarsi, forse non tanto tatticamente ma fisicamente, forse al lavoro di Zaman. I problemi sono cominciati sin dal ritiro, quindi mi auguro che tre tasselli, forse non è tanto importante il nome ma più importante il fatto che lo voglia Zaman, che li voglia Zaman questi tasselli. Mi risulta che è rimasto impressionato da questo danese, da Nielsen, che in poco tempo l'ha conquistato e ha deciso per il sì, per il suo arrivo a Pescara. Tra l'altro, pensi che sia l'unico intervento a centrocampo? Non lo so, questo non lo so. Tra l'altro è seguito anche diverse squadre inglesi di Serie B inglese e il procuratore Sivebeck in questo senso è stato quasi decisivo, perché ha spinto per la soluzione Italia, per la soluzione Pescara. Me ne parlano bene, Zeman è stato conquistato dal ragazzo e speriamo che questo sia un innesto importante. È ambidestro, è bravo negli inserimenti ma è anche bravo a fare la fase difensiva. Mi dispiace che, mi auguro ecco, che nella seconda parte del torneo vedremo il vero Cone, perché sinceramente mi ha un po' deluso e mi delude anche il fatto che lui si possa mettere a dire che è la seconda, terza, quarta scelta, perché difficile diventare la prima scelta quando fai una partita, poi ne salti tre, ne fai altri due, ne salti quattro e comunque non le fai poi chissà quanto e bene. Non le fai bene nemmeno quando entri, sai, caro Cone, il posto va conquistato. Quindi se Gessa viene preferito, ti viene preferito, non te la prendere, sei tu che devi cercare di convincere
un allenatore che già conosci, quindi non è che poi è tanto difficile. Se Zeman, che ti conosce così bene, non ti schiera, qualche domanda te la devi fare tu, secondo me. Inappuntabile quello che dice, a mio avviso. Possiamo parlare della prossima partita, se no... Sì, no, sperando di vedere sventolare una di queste bandiere. Magari non quella della Norvegia, però. No, vabbè, ho scritto... la maggior parte sono danesi, sì, poi nasce pure uno della Norvegia, che tra l'altro ci piacciono anche perché sono biancorosse, ricordano i nostri amici di Vicenza. Secondo danese della storia, no? Dopo il suo stesso agente, John Silverback. Tra l'altro, mi ha fatto piacere rivederlo, anche se per foto... Beh, è rimasto molto molto uguale, si è un po' inquartato, come diremmo noi qua. Ma già era così quando giocava. Sì. Quindi. Però parla ancora discretamente bene l'italiano, conserva un buon ricordo della gente. Tra l'altro non ricordo quante parole io gli abbia detto durante le partite. Mica non sei stato il solo, esatto. Però mi ricordo poi un suo gol liberatorio, non ricordo, credo in Serie B lo fece il secondo anno e fui molto contento perché alla fine se lo meritava, perché l'impegno, arrivato da campione d'Europa, tutti si aspettavano qualcosa in più, però poi non è ricordo riuscito... che Sivebeck piaceva all'allora direttore della testata sportiva Video Cesar Telenove, che era Giancarlo Iannascoli, che saluta affettuosamente. E tutti quanti ci incazzavamo perché lui ne tesseva delle lodi che era un po' difficile trovare in quei periodi. Comunque, vabbè. Certo che quell'anno gli stranieri acquistati ad agosto, Zliskovic oramai sulla via del tramonto, insomma. Beh, diciamo già accalappiato dall'INPS da un pezzo. Mendy, il secondo africano nella storia del calcio italiano, il Baresi d'Africa, di Baresi nemmeno la mano alzata c'aveva. Che poi al Monaco fece benissimo. Ma noi vi ricordo che in una partita mitica... Switch è tornato la seconda serie. In una partita mitica, dall'altra parte, nel suo stesso ruolo... C'era un certo volte. Paolo Maldini, noi c'avevamo Van Basten, noi c'avevamo Mendy in difesa, e là, vabbè, uscire fuori tutte cose. Vabbè, poi a gennaio arrivò Dunga, però. Sì, vabbè, un'apparizione, pochi mesi, però. Poi? Fece 2-3 gol, mi ricordo, e spesso un po' di equilibri in alcune partite che Pescara poteva vincere, mi ricordo. E poi di lì a breve alzò la Coppa del Mondo da capitano della Serie Sao. Però bisogna dire questo, noi questi personaggi, comunque parlo per me, ma penso anche per voi, comunque li ricordiamo con simpatia, assolutamente. Sono altri quelli che ricordiamo con clima ostile, uno su tutti. Ferrante. Proprio per restare in tema, uno su tutti quelli proprio. Ferrante quanto sta? 6 mesi. Fraccante. E poi andò a Verona, caro mio. Freghe. Hai da fa buona, immagino. Vabbè, comunque, fracazzo da Velletri, non ci interessa. Andiamo alle... Sì, dici, no, oppure faccio un aggiornamento al volo. Fai un aggiornamento al volo, dai, che ci piacciono ste cose. Facciamo un aggiornamento dei commenti. Ci sono vedi? Ma la mamma di Nielsen si chiama Brigitte. No, però Nielsen da piccolo si guadagnava le soldi alla Beverly Piatte. Doppia battuta. Allora, Guaranà dice sempre, comunque, Guaranà, fammi sapere se ti è piaciuta la foto che ti ho fatto vedere, perché poi ci vorrei chiudere in finale di trasmissione, dovrei averla qui, se non sbaglio. No, è questa, proprio per... vabbè, la salvo dopo. No, la faccio vedere dopo, fammi vedere se ti è piaciuta, te la faccio rivedere. Poi sempre con Anna dice, anche il figlio di Mendy gioca in Francia, a 20 anni i Nupinzirine ci rifacesse. E che ruolo c'ha? Dove gioca? È uguale al padre? Se è uguale al padre... Se può stare là. No, se è uguale al padre nel senso di ruolo, Profeta direbbe il pacchetto arretrato, che poi tu mi sai spiegare l'etimologia, perché si dice pacchetto? Perché dovrebbe essere un gruppo compatto, boh. Alcune cose non riesco proprio...
o è l'associazione tra pacchetto, ossia piccolo pacco, e l'arretrato che trae in campo? Ah, ma sì, ti stai sbilanciando, non ti interpreto freudianamente, se no ci perdi stasera. Comunque andiamo un attimo alle formazioni che scenderanno in campo. Che scenderanno, no, in campo, vai. Allora, riprendendo il commento di Paolo Bordino, siamo a giovedì, lunedì si giocherà, le ipotesi ancora in campo sono due. Una è quella che citava lui con Foggia, trequartista, e Obiang insieme ad altri due centrocampisti, probabilmente Palombo e De Sena, benché De Sena sia sul piede di partenza, probabilmente in direzione Cagliari, con due punte davanti. Molto probabilmente nessuna di queste due punte sarà l'ex Pozzi, che proprio oggi ha rimediato una brutta botta alla caviglia, e nei prossimi giorni le sue condizioni verranno valutate. Ex per modo di dire, vabbè, c'è stato qua, ah, ex, sì, lasciato nemmeno l'ombra, comunque vabbè, vabbè, saranno valutate le sue condizioni, difficilmente sarà aggregato, anche se la speranza è l'ultima a morire, anche perché tra gli attaccanti è uno dei più in forma. Ci saranno due defezioni sicure, che sono quelle degli squalificati Bentivoglio e Romero, che ti fa ridere te sei. Niente, due termini, la speranza è l'ultima a morire, se... Sì, però muore pure quella, va bene. Ok, vabbè. Dicevo, due assenze certe, gli squalificati Romero e Bentivoglio, e in più c'è una lista di tanti uomini in dubbio: Gastaldello che fa il differenziato, Accardi che è fermo, Semioli e Castellini che non sono meglio. Io credo che di tutti questi, compreso Fornalori che lavora a parte, di tutti questi nessuno sarà tra gli 11 titolari e difficilmente anche aggregato. La mia ipotesi, che poi non so se questa volta sì freudianamente, perché spero venga esaudito il mio desiderio di vedere la Sampdoria con il 4-4-2, perché il Pescara si trova particolarmente a suo agio con squadre che praticano questo modulo, dovrebbe comprendere il famoso pacchetto arretrato con Rispo, Rivolta, Rossini e Costa davanti a Da Costa, Foggia a destra e Coman a sinistra, che comunque potrebbero essere anche intercambiabili, e De Sena, Palombo, coppia centrale, i due attaccanti Piovaccari e Bertani. Io sono particolarmente deluso dalla Sampdoria, perché mi aspettavo, visto l'organico e qualitativamente presi singolarmente, è una squadra che potrebbe anche ben figurare sulla carta in Serie A. È particolarmente attardata, però ha due particolarità. La prima è che è una squadra che non perde quasi mai. In tutto il campionato ha perso solo 3 volte. Comunque guai a darla per morta. Ha perso solo 3 volte, e nella speciale graduatoria delle squadre con minori sconfitte al secondo posto insieme al Sassuolo, dietro al solo Torino che ha perso una sola partita. Inoltre, delle 5 vittorie totali, 3 le ha colte in trasferta, dove ha perso solo una volta. Ultimo dato sul quale bisognerebbe riflettere, non lo so dove ha perso il CEO. L'ultimo dato sul quale bisognerebbe riflettere è che la squadra che ha pareggiato a Nocera, bravo, sul quale bisognerebbe riflettere è proprio quello dei pareggi: 4 nelle ultime 5 partite, 4 pareggi consecutivi, in totale 11 pareggi della squadra in Serie B che di gran lunga ha pareggiato di più. Quindi è una squadra che rallenta parecchio, perché pareggia tanto, però molto 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 di rado perde. Secondo me credo che sia una delle partite più complicate che potesse capitare al Pescara in questo momento per rilanciarsi, anche perché la Sampdoria col cambio di allenatore non ha cambiato passo, e credo che questa sia una delle ultime occasioni, insomma, per la Samp per rientrare in corsa. Mi auguro e spero che Iachini non venga qui a fare barricate, non è nel suo costume, non è nei suoi ragionamenti, perché ha bisogno di punti e quindi sta rincorrendo una situazione almeno da playoff,
E mi auguro una partita aperta. E il Pescara su queste, in queste circostanze di solito non tradisce, però mi auguro anche che giochi Foggia dietro, dietro le due punte, in una sorta insomma di centrocampo un po' più muscolare, così da sfruttare meglio le fasce. Questa è la mia interpretazione. Non mi, non mi sembra irreprensibile la Sampdoria dal punto di vista difensivo, perché al di là dei nomi non è una difesa impenetrabile, ha subito gol sia in casa sia in trasferta, 9 in trasferta però ha fatto 12 gol, può se, secondo me andare in difficoltà contro un Pescara che però deve essere assolutamente aggressivo e che macini insomma ritmo dal, dal primo minuto, perché se la partita si addormenta la Sampdoria fa valere il suo tasso tecnico maggiore. Poi possiamo passare al Pescara e vedere che, come dicevamo prima, le assenze di Cascione e Gessa peseranno parecchio sull'economia del, del centrocampo pescarese. Verratti, da come mi sono informato, ha recuperato bene da un piccolo problema che ha avuto in settimana e dovrebbe essere schierato lui in cabina di regia. A fianco, come abbiamo detto prima, Conè e Togni. Le soluzioni se ne sono parecchie, ne stavamo parlando prima, però io credo che questo sia il centrocampo che il mister scelga lunedì prossimo. Per quanto riguarda la difesa, ci auguriamo che rientri Capuano a questo punto, perché no, non ho fatto questo gesto, ho fatto solamente così, non ho fatto così. No, un po' più di verve. Alla verve. Sembri vestiti di asilo, cioè, poi vi tradurrò che vuol dire la parola di aselli. Ma beh, è cucini, ma che va. Vabbè, dai, ok. Capuano dovrebbe rientrare. Mi auguro che rientri in mezzo alla difesa con a questo punto un ballottaggio tra Romagnoli e Brosco, e questo si deciderà domenica la rifinitura. Davanti il solito Sansovini, perché Maniero infatti Immobile ed Insigne. Immobile che ieri ha sbagliato un gol abbastanza facile, però ho visto spezzoni della partita tra l'under 20 di mister Di Biagio e l'under la nazionale di Serie B in cui giocava di Piscede, in cui giocava il nostro Ciro Immobile. Si è visto comunque che è uno dei giocatori più, più in palla di questa Serie B. In questo mi ha dato un po' fastidio che abbia giocato tutta la partita Immobile. Sì, quello sì, quello sì, però poteva risparmiarmi un po', risparmargli un po' di minuti, forse perché far giocare giocava di più lunedì e allora speriamo. Dove Giacomelli però l'ha sostituito. Speriamo che non ci siano che Pozzi non entri e non ci faccia rimpiangere, soprattutto perché poi io e Mauro siamo sempre costretti, me lo scrive in privato, siamo sempre costretti a sentire i commentatori dell'ultima ora, quelli che quando vedono un giocatore che è stato a Pescara, che non ha fatto niente e che in quel momento non sta facendo niente e che magari gioca nell'altra squadra dopo un po', e dire: oh, questo niere buono. Allora quindi Mauro mi scrive: ma Pozzi niere buono, quindi no, lo Pozzi, saluto. Pozzi era buono, sì, però forse era un po' troppo acerbo quando è venuto sì, da qua. Sì, da Empoli aveva 18 era anni. Un baby, baby Pozzi. Questa è bella, bravo. Oppure Pozzi disperso. Allora, vale. Vediamo un po' di commenti. C'è Germano da Cuneo che vabbè, Germano dice: Mendy figlio ha il colore uguale al padre. Beh, che colore? Che carnagione? Com'è? Scura. Carnagione scura. Germano da Cuneo invece dice: Lucia l'infalocuf. Germano, ci devi spiegare a cosa ti riferisci. Per cui dai del gufo a Luciano, simpaticamente parlando, ovviamente, credo. Facci sapere, scrivicelo, che così ti possiamo rispondere. Abbiamo detto quasi tutto in pratica? Penso di sì.
la prevendita, siamo arrivati a quasi 7.000 compresi di abbonati, mancano 3 giorni abbondanti. Beh, io penso, dai, su. Io penso che non si arriverà oltre 15.000, non so voi. No, ma dai, su ragazzi, è lunedì sera. 15.000 è magari. Lunedì sera, su, dai. Piove, nevica proprio. Ah, proprio. Nevica. Comunque, fatemi sto regalo, siccome tra le due realtà liguri, soprattutto di Genova, simpatizzo per il Genoa, ovviamente, fatemi sto regalo. Guardate adesso un attimo lo stemma della Sampdoria, simpaticamente lunedì sera facetemi, ci scrive Giovanni Peppe De Can. fatemi sto regalo, su, dai, lo voglio fare simpaticamente, lo voglio fare. Vediamo un po' se ha aggiunto il commento Germano, così gli possiamo rispondere. L'aggiungerà quando saluteremo, sicuramente. Allora, in conclusione picchio resisti. Io ce l'avrei in conclusione, ma siccome sono le 9:15 credo che... No, in conclusione in un minuto. No, se ti apro questo argomento tu finisci fra 3 ore, quindi... apri, che... no. Mi alzo e me ne va. Apri un attimo. No, non c'ho voglia, ma sono le 21. Vabbè, adesso l'hai detto, lo voglio sapere pure gli altri. Ma no, sono la testa del tifoso, no? Oddio. Dai, chiudo il microfono. Vabbè, un fallimento totale, un abuso infame, come ho scritto io. Un abuso e si è rivelato tale, però pare che non la tolgano. Vabbè, dai, chiudiamo. Vabbè, la tolgono, non lo tolgono, che fanno? Levano il fatto della carta di credito e mettono solo la tessera. Non è così facile. La prepagare. Quindi, come si dice a Pescara, si puzza, chiudi il giro, chiudi l'arvuto e chiudi puzze. Vabbè. No, non c'ho voglia stasera di adirarmi. E nemmeno Mandolini, che è arrivato a 8, mi fa 9. No, non l'ho nemmeno nominato. Non l'ho nemmeno nominato. Gli auguro ogni bene. No, fa 9, sicuro. Vabbè, stiamo a vedere. Allora, abbiamo detto tutto. Cosa dice? 9.000, dice Mauro. 9.000? Ah, che è 9.000? Aggiornamento. Un aggiornamento. Non credo. Impossibile. Allora facciamo tutto esaurito. Allora scrivi al volo velocemente questo tuo dato di 9.000, a cosa si riferisce? 9.000 in tutto, compreso gli abbonati? Oppure 9.000? Beh, io penso compresi gli abbonati. Oh, altrimenti c'erano 6.000, quant'è? Poco meno. Allora. Sta scrivendo, vedi, appare la nuvoletta, la vediamo pallina. Un po' la pallina. Ha riscritto 9.000, compreso gli abbonati. Gli abbonati sono 2.882, quindi dai, su, dai, 15.000 ci possiamo. Ma o la gente sa che si arrivare. Gioca sabato, si sta affrettando, perché se no non è il caso del pescare. Che è il posticipo di lunedì. 9.000 giovedì sera è un'enormità. Più del Padova. Vabbè. Allora, ho promesso che chiudevo con la foto del simpatico cameraman di Bartoloni, un omaggio all'amico Giulio Capone, cameraman prestato a Sport Italia, povera Sport Italia, ma soprattutto povero Matteo Veleno, che se lo porta in giro un po' per tutti i campi italiani, lui sta lì in regia, fa, dice, eccetera, quindi un saluto a Bat Capone, come ho l'ho soprannominato su questo file. Ci ritroveremo qui lunedì con Gianni Lussoso. Beh, mi sa un po' di no. Ah, pardon, è vero. Gianni quindi salta questa volta. Non è detto. Probabile martedì. Può essere. Quel che è sicuro è che ci ritroveremo sicuramente giovedì prossimo, perché poi dopo la Samp abbiamo... Natale. Sosta. C'è la sosta. Scusate, in casa San De Stefano, cucina in collegando con Beh, cosa? In Inghilterra si gioca. Alla tua felpa. No, la mia felpa. Lo sai che abbiamo una DJ a te di interesse? Ah? Si chiama Shark. Mi sbrana. Se mi dai un attimo ti faccio vedere pure la foto. E faccela vedere adesso, appunto. La foto, così questa volta non ci facciamo mancare proprio niente. Credo che verrai sicuramente, in senso motorio, ovviamente. Beh, oh. Si chiama ovviamente Karina Sharipova. Scemo. E ti faccio vedere un po' di esibizioni che fa questa simpatica
canaglia in console, vabbè, te la faccio vedere, no? Sì, sì, falla vedere anche agli altri. Ok, fammela preparare. Ecco qua, questa è una delle sue pose. Qui sono primo piano, eccola qui. Fa la DJ, fa anche la DJ. Arriva direttamente, qua la vedo molto bene, arriva direttamente da San Pietroburgo ed è un'esclusiva nostra italiana e sabato sera me la porto qua a Lanciano. Se volete venire. Per una serata musica e magia. Una serata musica e magia e movimenti, no, vari. Musica e magia, prima si tromba e poi sparisce. E con questo vi salutiamo senza prima non aver salutato gli amici Gruppo Zeman. .com, il caro amico sempre positivo Salvatore, tutto l'entourage, chi sto dimenticando, ditemi anche gli altri nomi. Mario Monaco, Paolo Bordino, certo, insomma un po' tutti quanti, Nazario Perugini, e poi gli amici di un altro portale che sta andando sempre, sempre bene, che salutiamo, in particolar modo, ecco proprio mo uscite, grande tessera del tifoso illegittima, che è l'amico Mucciante con la voce dei pescaresi.net. Abbiamo detto tutto. Ci vediamo allo stadio lunedì e giovedì prossimo per darci gli auguri di Natale. Forse. Gireme. Ma non lo so. La puntata natalizia. C'è la cena del pescare. Al limite facciamo mercoledì, mettiamo due cacionetti qua, facciamo una cosa. Ma te ne è venuta Aure. Effettivamente sì. Aure, gattombola a carte. Cioè. Dai, facciamo una puntata. Facciamo una puntata sui generis, dai, dai. Ma siccome non le facciamo normali, capito? Allora devi far venire qualche ospite, qualcuno. Chi faccio? La DJ. Va bene, lasciamo perdere. No, qualcuno verrà, dai, facciamo una puntata un po' particolare. Ok, portateci i cacionetti mercoledì. Poi se facciamo questo speciale ve lo diremo. Grazie a tutti quanti. Ciao a voi e sempre forza Pescara.